Ciao a tutti, molti mi chiedono qual è il mio allenamento, come mi alleno durante le mie sessioni di tiro e che tipo di allenamento faccio. Diciamo che le ho provate un po' tutte, ho fatto sessioni di esercizi e sessioni di tiro, tiro alla paglia, le ho provate veramente un po' tutte. Anzi, vi consiglio di chiedermi notizie sul mio libro che do gratuitamente, se fate un'offerta, in cui ci sono veramente tutti gli esercizi possibili. Ma io intanto oggi vi dico come mi alleno io. Diciamo che se non devo rivedere i mirini, quindi se non devo rivedere tutte le distanze, io mi piazzo a 50 metri, con la targa a volte quella da 80, a volte quella da 122, e utilizzo i tiri a 50 metri come dovessi tirare alla paglia, quindi curando tantissimo la mia forma di tiro. Non solo la mia forma di tiro, ma anche i pensieri che vengono scaturiti di volta in volta durante la sequenza di tiro. Quindi cerco proprio di attuare non solo il tiro, che ormai il mio tiro è consolidato, ma cerco anche di attuare quello che è sequenza di tiro, pensieri legati alla sequenza di tiro e sensazioni propriocettive e il mio senso cinestetico durante il tiro. Quindi utilizzo proprio i 50 metri per tirare quello. Però faccio molta attenzione, quindi non guardo mai, non ho mai il binocolo per guardare l'impatto delle frecce, vado poi a vedere successivamente come si è formata la rosata e faccio le mie interpretazioni su come la rosata si è formata e non tiro mai meno di 12 frecce per volta. Quindi guardo sempre una rosata di almeno 18 frecce, io ne tiro 18, però da 12 a 18 frecce è quello che consiglio. Perché poi vediamo come si è formata la rosata e da lì capisco i difetti e dove ho sbagliato durante la mia sequenza di tiro, cosa non ho fatto attenzione, dove devo porre più attenzione e dove devo appunto creare tutti quegli automatismi che devo poi portare in gara. Ed è per questo che rispondo anche alla famosa domanda: perché in gara si fanno meno punti che in allenamento? Perché in allenamento tutti vanno a tirare in modo automatico e per divertimento, quasi per divertimento, senza curare minimamente quello che è l'autoconsapevolezza, quella che è il controllo corporeo, quello che è la propriocezione e la cinestesi che avviene durante il tiro, durante il movimento del tiro. Questo va molto ben curato e io lo faccio non alla paglia. Anzi, sconsiglio sicuramente di tirare la paglia da vicino, non serve a niente, serve molto di più a consolidare gli errori, perché non si capisce se il tiro è stato fatto bene o male. Invece, se vi posizionate a 50, ma se non arrivate a 50 metri, anche almeno a 30 metri, tirate tutte le frecce che avete in faretra e vedete come si è formata la rosata, e da lì riuscite a capire. Ok? Scrivete nei commenti se avete bisogno di delucidazioni, se avete bisogno di farmi qualche domanda. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di schiacciare sulla campanella e il libro. Ricordatevi del libro. Ciao!